Indovinate che cosa facciamo oggi? Tenterò nell'impresa imparare qualche fondamentale di basket, io che ho giocato a pallavolo, ma chiaramente non lo posso fare da sola. Mi insegnerà coach Lino Lardo, che ne sa tanto, ma non è da solo, perché c'è anche la sua compagna Malipo Miglio e ne sa tanto anche lei. Tra l'altro lei allena le ragazze, tu alleni la GSA, cioè in due riuscite a insegnarmi una cosina. Guarda Marina, la cosa più importante, al di là della precisione, della forza, ma soprattutto la coordinazione. Ecco, allora perciò bisogna partire dai piedi, poi dalle gambe, poi dalle braccia, allora, e poi dalla fine, dall'ultima spinta della mano. È un'impresa disperata, perché io e la coordinazione abbiamo viaggiato su dei binari che non si sono mai incontrati, erano paralleli. Ma ci si può lavorare. Sì, ma lì, ti prego, aiutami tu. Sicura? Ce la puoi fare. Sei tu alleni le ragazze qua a Udine? Io alleno un gruppo under 14 della Sporting, della Libertà Sporting Udine, e stiamo facendo un bellissimo lavoro e ogni tanto faccio qualche fondamentale con le ragazze più giovani della Serie 2. C'è le ragazze in Friuli che giocano a basket, com'è il movimento? Giusto per sapere, per avere un'idea, perché insomma io arrivo dai tempi in cui c'era la squadra in Serie 2, andavo a vedere anch'io, com'è invece il substrato un po' più giovane? No, il Friuli devo dire che comunque è sempre una fucina di buoni talenti, non a caso poi siamo qui perché quest'estate si faranno i mondiali under 19 femminili, quindi sicuramente è una terra che dà parecchie giocatrici. Chiaramente non ci sono punte in Serie 1, però c'è una squadra di A2 a Udine, la nostra, la Libertà Sporting, c'è Pordenone, c'è un movimento che si muove. Bene, sì, invece, assolutamente. Per quanto riguarda il maschile, la può, insomma, tanti anni in cui abbiamo un po' sofferto, finalmente è tornata la 2, io vado a vedere adesso a Cividale, poi insomma ci si sposterà di nuovo in città ed è tornato quell'entusiasmo bello. Lino, sì, è stata una grande annata quella della passata stagione, ma mi piace che la gente si avvicina, che venga, sì, al palazzetto, che ci sia tanto, tanto seguito, vero? È un po' il messaggio che volevamo mandare dopo il nostro ritorno in A2, ma come hai detto, sia per la femminile, sappiamo benissimo che il Friuli è una terra di basket, Udine è una città di basket, chiaramente c'è l'Udinese Calcio, ma sappiamo benissimo i tempi d'oro della Snaidero. E l'anno scorso, quando il presidente Pedone e Michalic mi hanno chiamato per questo progetto con l'APU, chiaramente io mi ricordavo che venivo da avversario sia da giocatore che da allenatore, perciò era una sfida importante. Però è bello quello che hai detto tu, di nuovo si sta muovendo, noi dobbiamo far da traino. E anche è vero che un po' ci penalizza essere a Cividale, ma nello stesso momento ringraziamo Cividale che ci ha ospitato pieno, e che sta avvicinando, no? Anche magari dei nuovi tifosi che magari da Udine non avremmo avuto, tipo le Valli e soprattutto i cividalesi che veramente ci stanno seguendo con molto affetto. Questo è molto bello. Allora, direi che possiamo cominciare. Io intanto vi faccio delle domande, perché io a casa ho un allenatore di basket, ma è una Serie C, quindi è, certo, un altro livello, però ce l'ho a casa. Io so com'è dopo le partite, nel senso, non si dorme, soprattutto dopo le sconfitte, in quella casa c'è il regno del terrore. Diglielo. Ma lì, com'è il post partita? Il post partita di un allenatore non è sicuramente come quello del giocatore, ti assicuro. Era molto meglio quando eravamo giocatori. Tutti e due, beh, insomma, me l'ha raccontato un po', insomma, com'è, di cosa si parla a casa vostra, scusate, tutto, cioè, la domanda è, si parla sempre di basket? No, assolutamente, no, ci mancherebbe altro. No, non resta, perché io chiaramente per il mio lavoro avere una compagna come Malie chiaramente è anche un motivo di confronto. Poi Malie, cioè, non è un ex giocatrice qualsiasi, perciò chiaramente ha un grandissima esperienza e io molte volte chiedo consigli perché comunque è un altro punto di vista. Però nello stesso momento abbiamo altri interessi, ci mancherebbe altro, perché non si può vivere solo di quello, anche se chiaramente per avere il massimo devi impegnarti molto. Però noi, poi sai, da quando siamo arrivati qui, Malì, che non è bevitrice,
si è iscritta al corso di sommelier, perciò insomma si parla anche di altro e anche di quello che abbiamo visto, che stiamo vedendo nei dintorni di Udine. È una terra straordinaria, molto bella, e perciò nel tempo libero facciamo anche dei bei giri. Mali, volevo chiederti, come ti trovi in Friuli, a Udine? Com'è? Molto bene, il salto dalla Sicilia dall'estremo sud-ovest all'estremo nord-est è andato molto bene. Per il clima anche, direi, molto bene? Anche per il clima, ti devo dire, perché in Sicilia sì, fa caldo, abbiamo fatto il bagno il 31 ottobre, sicuramente. Mamma mia! Sicuramente bello, però abbiamo trovato degli scenari, e tutto sommato un clima, anche oggi una bellissima giornata, c'è il sole, Udine col sole, le montagne lontane vicine. Sì, è bello, bello. Sicuramente molto. Mio marito ha giocato in Sicilia a Trapani Agrigento, ai tempi, e mi dice che non capisco niente di basket. Sappiate che io ho iniziato facendo le telecronache della Snydero e io non capisco niente. Allora, che io non capisca da vedere, che io non sappia giocare, è un dato di fatto. Allora, potremmo fare una cosa, avviciniamoci un attimo. Ah, ok, vedi, ho messo i piedi, ha detto Marina, anche un po' di più. Perfetto, bene. Allora, l'idea è di mettersi nella posizione fondamentale. La posizione fondamentale è di stare con le gambe un po' piegate e il busto eretto, ok? Già questa è una cosa importante. Adesso spiegarti tutta la tecnica. No, infatti, l'importante è che tu, nel momento in cui sei in questa posizione, devi pensare alla famosa coordinazione, a distendere nello stesso momento piedi, gambe, busto e braccio, e il braccio che veramente con una mano, ma con se vuoi tirare mano. Con due va bene uguale. Anche tu pensa, una cosa che dobbiamo fare è non disfare il negozio di Davide Micalic, perché sennò. Perciò tu pensa, tira con quante mani vuoi, ma tu pensa che nella tua idea le tue mani seguono la palla dentro il canestro. Un perciò il problema, devi distendere le tue mani, la mano che tiro, tutte e due verso il canestro. Se no rischi magari di fare un tiro corto se fai questo, invece la tua mano deve andare oltre il ferro. Okay. Però ci vuole sempre quella famosa coordinazione, perciò pieghi le gambine, distendiamo verso la mano e vai dentro il canestro anche tu, vai! Bravissima, ma guarda che il tiro era buono, l'unica cosa l'unica cosa che devi pensare è che devi tirarla tanto così sopra quel cerchio arancione. Perciò tu piega di nuovo le gambine, pensa che vai dentro il canestro anche tu. Tra il basket maschile e femminile, perché qualche cattivo dice che è brutto vedere il basket femminile, è una cattiveria gratuita, di' la verità. Allora, io ho fatto la telecronista e chiaramente le partite di basket femminile offrono meno atti spettacolari. È una cattiveria, dai. Rispetto a una partita di basket maschile. Però ha i suoi lati sicuramente, l'agonismo che c'è in una partita femminile certe volte non si vede. È vero. In una partita maschile. Ma se il punto di vista di una donna che è, non abbiate pazienza, siamo diversi uomini e donne, inutile che dicono, abbiamo un cervello anche che funziona in modo diverso. Come si concilia? Cosa si vede? Che parte vede la donna anche in una partita di serie A maschile? Cioè, che cosa nota di più? Ma sai, da fuori, allora, è molto difficile, perché per esempio comunque io quando guardo la GSA sono coinvolta in primo sei, piano. Cioè, sei emotiva, sei tifosa o riesci a viverla abbastanza razionalmente? No, sono tifosa distaccata che si macera dentro, che non urla. Perché io mi raccomando, dico dai, non esagerare, non fare tifo. Se la compagna del coach, per favore. E quindi devo mantenere un certo aplomb, però è chiaro che magari l'occhio della donna guarda anche certe cose che magari l'allenatore in quel momento non sta guardando, guarda la reazione del giocatore, guarda come si comporta quando torna in panchina, guarda come interagisce con i compagni, se magari si sta picchiando in maniera particolare contro un altro giocatore, se c'è qualche parola strana. Ma ecco, una cosa, tu alleni delle ragazze molto giovani, quindi hai anche una funzione di educatrice, perché quando i genitori comunque le lasciano in palestra, le affidano a te, è anche un'età difficile poi per svariati motivi, c'è l'adolescenza, magari dicono che anche comunque l'allenatore di una squadra di adulti è comunque una specie di psicologo, perché deve fare tutto l'allenatore, il gestore. Come, non so cosa è più difficile, forse gestire le ragazzine a quell'età
Allora, ce la dura anche lui. No, le ragazzine a questa età sono ancora, diciamo, sono belle perché sono pronte a imparare tutto. Io alleno l'under 14 ancora in una fase di passaggio, non sono ancora al liceo, sono ancora alla scuola media e sono recettive. È chiaro che però hanno voglia di giocare, di scherzare, quindi magari tu gli stai dando suggerimento tecnico e loro sono con la testa da un'altra parte. Però. Sono più diligenti, però i maschietti. No, guarda, devo dirti la verità, riguardo quello che dicevi tu della differenza tra maschile e femminile, a parte che ho parlato con alcuni miei colleghi che hanno allenato anche nella femminile e quello che vedo io, a me piace il basket femminile, devo dire la verità, non sono di quelli che dice oh che brutto, sicuramente ci sono meno gesti particolari, però vedo che non avendo così tanti strumenti per giocare magari a livello spettacolare o individuale, si nota di più il gioco di squadra, eseguono di più, e per me, che nella mia filosofia mi piace molto il gioco di assieme, di squadre, sicuramente allenare una squadra femminile, detta anche da alcuni miei colleghi, dal punto di vista esecuzione, che sono rigide nelle regole, nel rispettare le regole, questa è una bella cosa. Chiaramente bisogna essere chiari nel dire quali sono le regole, perché se no poi te la fanno. Sì, ma c'è un giocatore che ti ha fatto arrabbiare, non puoi dire il nome magari perché non è carino, però uno che proprio guarda l'avresti appeso al canestro, sai quanti? No, non quanti, devo dire la verità, anche perché quando insieme alle società dove ho allenato cerchiamo di formare la squadra, non sono frasi fatte, ma si cerca sempre, almeno per quanto mi riguarda, più che le statistiche, guardo prima la persona. Ed è importante perché se la mia squadra è formata da persone intelligenti, brave e disponibili, chiaramente il mio lavoro è agevolato. Chiaramente tante volte magari uno ti sfugge. Perciò nell'arco della mia carriera, chiaramente qualche carattere difficile sicuramente c'è stato, bisogna essere bravi a gestirlo, ma se poi tu hai un gruppo comunque che va bene, di buone persone, magari questo giocatore qua viene assorbito dal gruppo e magari riesce a lavorarci. Chiaramente ci sono delle situazioni dove purtroppo arrivano delle persone anche maleducate o che ti sfugge magari aver percepito ma anche mentre magari che arriva anche da altri paesi, non è sempre assolutamente facile, soprattutto perché... in Serie A quando alleni in Serie A ci ritrovo che magari piega bene le gambe. Ah, brava. L'hai visto il film a Space Jam? No, però sì, vedi è uguale, sono. No, allora, vedi che però la tua postura, quella di Michael Jordan si allunga il braccio, tu quello devi pensare. Vedi, e questo è il movimento giusto, vedi? Noi normalmente questi dovresti vedere tre angoli retti, il polso col braccio, l'avambraccio col braccio, capito, e il braccio col... E qui, da qui, poi distendi e chiudi. Adesso, qui, sai, gli spazi sono diversi, no? Sì. Gli spazi qui sono... Sì, anche però questo è il movimento. E i nostri giocatori, se tu vedi i veri tiratori, entrano in campo e prima dell'allenamento guardano proprio la posizione del braccio e fanno delle esecuzioni di tiro così... E ne fanno, non so, 10, 12 sì, per posizione, di modo che memorizzano il movimento. È la famosa mano morbida. Sì, sì, chi ha la mano morbida. Tanti hanno la mano non morbida e devono allenarsi di più. Tanti hanno. Come si dice che non segna neanche se mette la vasca da bagno, così si dice, no, di qualcuno. Ma è vero che si sono persi un po' i fondamentali, perché... Io sento ogni tanto a casa dice ma questi ragazzini nessuno gli insegna i fondamentali. Guarda, è vero? No, diciamo che nel... Vieni più... Brava, brava, vieni un po' più vicino, vai. Dai, bravissimo. Ti stendi? Abbiamo imparato subito. Hai 5, va. Vabbè, sono già felice perché ho fatto una cosa in più. E le ripetizioni sono importanti. E diciamo che negli ultimi decenni si è basato di più molto sulla costruzione atletica, ci sono molti più atleti. Forse abbiamo perso un pochettino, non la voglia, ma il senso di insegnare i fondamentali, anche perché la disponibilità dei ragazzi e magari che vedono anche le partite NBA dove cercano di scimmiottare i giocatori importanti, bravi, ma per arrivare a quei livelli bisogna fare molto lavoro. Perciò noi forse negli ultimi tempi abbiamo un po' perso, soprattutto a livello giovanile, l'idea di insegnare cose semplici, perché poi soprattutto il lavoro è strumento con la palla, no? Adesso c'è un botta risposta, proprio domande flash. Il miglior allenatore italiano?
Io Lardo, scusa, non si discute. Per te, chi è il miglior allenatore italiano? Messina. E il miglior giocatore di tutti i tempi in Italia? Italiano? Sì. Italiano, forse Meneghin. Io ne ho tanti, però magari dico un nome che, perché ho giocato insieme a lui e purtroppo non c'è più, è una persona che mi ha dato tanto, anche perché è il primo anno che ho fatto la Serie A gioco con lui, Pino Brumatti. Brumatti, insomma, è un grande. Sì. E invece in assoluto il miglior campione? Michael Jordan. Larry Bird. Vabbè, dai, stiamo lì. La miglior giocatrice italiana di tutti i tempi? Mabel Bocchi. Che è una... vedi? È stata più carina tu. Sono sempre una signora. No, però adesso... Scusa, non mi avete fatto... No, non mi hai fatto... Ho detto Mabel Bocchi dopo Malipo Emilio. No, non mi avete dato il tempo. Sì. Non avete detto... Dai, perché però sembrava Senti, troppo costui. Tu devi sapere che prima che ci conosceva, che ci conoscessimo, che diventassimo una coppia, io giocavo a Verona e a Vicenza secoli fa e andavo a vedere la città dell'amore e andavo a vedere giocare, non la conoscevo e chiaramente bello, avevamo vite diverse, certo, no? Certo, e lei effettivamente era una giocatrice che mi piaceva da morire, è vero. E anche detto lei, chiaramente non era la giocatrice di punta che faceva 20 punti a partita, però quel tipo di giocatore, di giocatrice play, che giusto? Piace, sì. E invece un'ala, un po' di tutto, diciamo, però con quella voglia, con quella grinta che adesso è difficile vedere nei ragazzi di oggi. Dai. Mettiti dritta al tabellone e punta l'angolino alto bianco là, sempre a piega. Vai, con la mano vai lassù. E così chiudiamo. No, grazie Po. Grazie Malì. Noi vi salutiamo, guarda. Ciao, guarda, che onore. Mamma mia, sono felicissima. A presto. Ciao.